Buonasera a tutti, eccoci ritrovati dopo un po' di tempo. Sono tornata con le mie interattive. Questa sera vorrei andare a chiedere alle carte, se la storia che ci sta a cuore, evolverà in positivo come desideriamo noi. Useremo il mio mazzo di Magiche Lenormand, il mazzo fatto da me. Il mio libro dei consigli per un ultimo consiglio. Dobbiamo scegliere tra la variante galletto rosso, variante galletto giallo, variante galletto bianco. Questa storia, questa conoscenza, questa relazione evolverà in modo positivo come desidero io? Concentratevi sulla domanda e poi scegliete variante rossa, gialla o bianca. Vi ricordo che un'interattiva non può calzare proprio per tutti, però molto spesso, come dire, calza. Io parto subito col galletto rosso. Le carte le ho già preparate qui. Abbiamo tre carte per la risposta e una che ci chiarirà meglio. Allora, abbiamo la luna, abbiamo la montagna. E abbiamo l'ancora. Io qua in questa situazione, guardate, faccio vedere il mio mazzo. Allora, io in una situazione come questa, sinceramente, ci vedo dubbi, ostacoli, insomma, una situazione anche un po' ostica, tantissimi ostacoli, tanti dubbi, per alcuni una situazione non limpida, diciamo così, per alcuni può trattarsi effettivamente di una relazione extra. In una situazione come questa, a mio avviso, serve tempo affinché la situazione possa migliorare così come desideriamo noi, però credo, insomma, che ciò accadrà. L'ultima carta, quella che ci dà in qualche modo il chiarimento, è la carta che ci parla di forza, di resistenza, di bisogno di riflettere, bisogno di stare fermi. Una situazione in cui non è facile muoversi. Io con queste carte qui credo che per molti trattasi, ahimè, di situazione extra in cui c'è bisogno di stare fermi per il momento, riflettere, fare le cose con tantissima calma, perché c'è bisogno anche di proteggere altre situazioni ed altre persone, e movimenti troppo veloci potrebbero avere un effetto negativo, per cui bisogna attendere per vedere un'evoluzione positiva come desideriamo noi, che però sinceramente io sono ottimista, per cui non dico no, per ora dobbiamo avere un pochettino solo di pazienza, riflettere bene su come muoverci. Può essere, non è detto che sia una situazione extra, potrebbe essere anche solo qui un uomo che in qualche modo ha bisogno dei suoi tempi per riprendersi da situazioni non facili che ha vissuto prima, o una persona che in questo momento ha un po' il cuore chiuso, una persona che non è al top della forma in questo momento. Dobbiamo avere pazienza. Io però, galletto rosso, vado a chiedere al libro, ho un consiglio per te. Andrà in vendita su Amazon tra un paio di settimane, però io mi sono fatta mandare la copia mia perché volevo usarla un pochettino con voi. Chiedo al libro un consiglio per te, il libro dei consigli. Chiedo un consiglio per le amiche che hanno scelto il galletto rosso. Un consiglio per le amiche che hanno scelto il galletto rosso, un consiglio per le amiche che hanno scelto il galletto rosso. Direi che ha risposto piuttosto bene. Pianifica.
Ora occorre progettare e pianificare, organizzare meticolosamente. Non è il momento di agire d'istinto. Io direi che il libro dei consigli risponde in linea con quella che è la lettura che abbiamo fatto. Cerchiamo di avere pazienza qui, bisogna calcolare tutto per non rovinare il rapporto, cerchiamo di non andare troppo veloci, di non essere impazienti. In bocca al lupo. Per le amiche che hanno scelto il galletto giallo, io adesso tolgo un po' di galletti qua però. Allora, vediamo un pochetto qua la situazione. Abbiamo il passato. Evolverà. Come evolverà? Per molte qui è una situazione legata al passato, una situazione di vecchia data. Potrebbero essere anche persone che si sono conosciute in passato e si sono ritrovate, eccetera. Secondo me, per ora, allora, sicuramente la situazione volgerà al miglioramento. Però, anche qui non vedo un'evoluzione ufficiale troppo veloce, ma con calma, il rapporto anche qui cresce, la crescita c'è, si vede, ma è una crescita con calma. Per alcuni si tratterà proprio magari di una persona che si conoscevano già da tempo, ma che magari hanno iniziato la relazione da poco, o alcune persone magari si conoscono da tempo, ma piano piano si stanno avvicinando in un modo diverso. Qui andiamo avanti con messaggi, con incontri, uscite, un rapporto bello, sta diventando sempre più bello. Quindi sì, una crescita in meglio c'è, in positivo. Insomma, magari un matrimonio a breve no, però una crescita in positivo, uscite piacevoli, messaggi, eccetera, assolutamente sì, qui c'è un uomo che secondo me ha voglia. Per alcuni potrebbe trattarsi di un incontro karmico. L'albero è una carta nel mio mazzo che parla anche di karma, per cui per alcuni potrebbe trattarsi di incontro karmico, di una coppia, due persone che incontrandosi hanno trovato un'affinità spirituale che non si aspettavano. Qui è un crescendo di emozioni, io direi che a livello di sensazioni, emozioni, eccetera, il rapporto è destinato a crescere. Io vado a chiedere adesso però un consiglio al libro per le amiche che hanno scelto la variante galletto giallo, vorremmo un consiglio. Oh, guardate un po' cosa c'è scritto. Basta rimorsi, basta rimorsi. Se devi chiedere scusa, fallo, ma poi perdonati, perdona e vai avanti. Questo è molto interessante. Evidentemente, tra le persone che hanno scelto la variante gialla, c'è un qualcosa in sospeso, c'è un senso di rimorso verso qualcuno. Se sentite, che vi calza questo consiglio, fatelo, basta con i rimorsi, assolutamente. Perdonatevi, perdonate qualcuno che vi ha fatto male e andate avanti. Se fosse anche questo signore di cui stiamo parlando, che in passato vi ha fatto del male, perdonate, cancellate tutto e andate avanti. Se invece trattasi di qualcun altro a cui avete fatto, vi ha fatto del male, basta rimorsi, bisogna andare avanti. E qui abbiamo, con queste due letture, secondo me abbiamo un futuro
a breve ricco di emozioni e di cose belle. Bisogna lasciarsi andare quello che non è più necessario. Bisogna, quello che è passato, bisogna lasciarlo alle spalle, lasciarlo al passato. E andiamo all'ultima lettura, che è il Galletto Bianco. Vediamo un pochetto qua. Qua c'è una situazione. Aia. Qua c'è una situazione di taglio. Qua c'è, a mio avviso, una situazione di taglio, di chiusura. Bisogna un po' tagliare i rami secchi, cominciare con qualcosa di nuovo. Probabilmente stiamo parlando, per alcuni di voi, di un uomo un pochettino infantile. Questo sì, potrebbe essere anche un uomo conosciuto da poco. Quello che mi fa molta paura è la falsità. Il serpente, che è quasi sempre inquisiti d'amore, soprattutto con queste carte mie, questo mazzo mio, rappresenta una rivale in amore. Per cui abbiamo un uomo probabilmente non pronto, non maturo per una vera relazione, un uomo che improvvisamente, probabilmente ha dato dei tagli netti, o a cui noi abbiamo dato anche dei tagli netti in passato. Un uomo che, ahimè, in questo momento della sua vita è capace di dare mille, ma poi togliere tutto all'improvviso. È un uomo poco maturo, è un uomo che potrebbe, non dico per tutti, ma potrebbe riservarci delle sorprese in negativo. Potrebbe non volere in questo momento un rapporto esclusivo, ma in questo momento, e non è detto che sia per sempre, noi abbiamo chiesto ora. Chiediamo un consiglio per le amiche che hanno scelto il galletto bianco. Ragazze, cioè, chiediti se ne vale la pena. Quello che vuoi richiede tanti sacrifici, falli solo se ne vale la pena. Ragiona a lungo termine e rifletti prima di agire. Questo che cosa vi dice? È molto chiaro, eh? Bisogna chiedersi se ne vale la pena, perché i sacrifici sono tanti, lo sappiamo già da ora, per far funzionare a lungo termine questa storia. E soprattutto chiediamoci a lungo termine se questa persona fa veramente per noi. Se è così, facciamo i sacrifici, è giusto che sia così. Rifletti prima di agire. Qui ci chiede una riflessione. Anche qui in bocca al lupo. Chiediamoci se ne vale la pena e attendiamo, perché è una lettura che non è un no definitivo, ma ti dice: per ora lui probabilmente è poco pronto ad una relazione stabile, magari anche solo spaventato, no? Da una relazione troppo impegnativa. E naturalmente io vi ringrazio, spero che questa lettura vi sia piaciuta. Questo mazzo è uno dei miei, le magiche Lenormand, è in vendita, se avete voglia, insomma, se anche voi fate le carte, avete voglia di prenderne un mazzo, contattatemi pure. E vi ricordo che io insegno a leggere la vera Sibilla, che è un altro mazzo, è un mazzo storico in realtà. E se volete informazioni sui corsi, li trovate qua nella descrizione del video. E per i consulti o via chat o telefonicamente, potete contattarmi quando volete, anche sotto nella descrizione vi lascio il numero mio di WhatsApp, mi scrivete, ci mettiamo d'accordo. Naturalmente io vi mando un abbraccio e spero che questa lettura vi sia piaciuta. Fatemi sapere se vi piace l'idea dei consigli.
Così io uso più spesso il mio libro. Ho un consiglio per te. Un abbraccione, ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao.